Al Salone di Ginevra 2018 debutta in Europa il pick-up della casa coreana, il SsangYong Musso. Lo vedete, linee imponenti e molto fuoristradistiche. Molto interessante questo dettaglio in simil carbonio che le dà un tocco un pochino più sportivo con le linee molto fuoristradistiche. Il muso è bello alto, cattivo e soprattutto il passo è bello allungato. La motorizzazione è di circa 2200 cc con una potenza di 181 cavalli, motore 4 cilindri in linea, ovviamente la trazione è 4x4. Da questa parte invece voglio farvi vedere un mezzo veramente da paura, o meglio un allestimento da paura. Infatti i tecnici coreani hanno equipaggiato il pick-up Musso con dei pneumatici veramente cattivi da fuoristrada, guardate che tasselli imponenti, un porta attrezzi veramente spartano e tra l'altro anche delle sospensioni direi anche più rialzate, guardate dove mi arriva il limite del bagagliaio, davvero cattivissimo. Inoltre mi piacciono un sacco i fari qua in alto per illuminare la strada quando si va in fuoristrada, veramente veramente galattico. Guardate anche il davanti con questa protezione in acciaio, con il doppio faro anche qui per illuminare la strada e vedere cosa sta succedendo davanti. Inoltre qui sotto è equipaggiato l'argano per uscire anche dai momenti più difficili. Veramente cattiva questa versione del SsangYong Musso. Le novità della casa coreana non sono finite. Qui è presente anche l'eSeV, il concept car totalmente elettrico della casa coreana. Le vedete, linee modernissime, cattive, guardate anche i LED blu che si sono accesi in questo momento, fari lunghi e stretti che le danno un tocco veramente cattivo. I cerchi a 5 razze sono chiusi per darle un tocco più proiettato nel futuro, direi. Inoltre abbiamo una potenza di circa 190 cavalli, motorizzazione totalmente elettrica come vi ho anticipato, e guardate anche le linee delle portiere molto squadrate, futuristiche. Possiamo dare anche un occhio all'interno dove si vede dei sedili veramente modaioli, moderni, ma soprattutto linee pulite, semplici. È così che guardano il concept car al futuro. Inoltre ci spostiamo anche nella parte dietro dove risalta questo doppio faro LED lungo che convergono fino al centro, dove c'è bello in grosso il marchio di SsangYong. Al Salone di Ginevra c'è ancora tanto da vedere, quindi continuate a seguire i nostri canali Facebook, Instagram e YouTube e soprattutto tutti gli articoli che verranno pubblicati su automoto.it.